Salve e bentornati all'appuntamento settimanale con Science News. Iniziamo con una notizia riguardante l'intelligenza animale. Spesso consideriamo comportamenti e dinamiche sociali complesse come caratteri presenti esclusivamente nella nostra specie. Il più delle volte attribuiamo tali abilità ad animali vicini a noi, come primati o altri mammiferi. Con il passare del tempo, però, questo preconcetto è diventato sempre più debole, cedendo il passo così a nuove teorie sostenute da evidenze più solide. In un nuovo studio vengono esposte nuove prove della presenza di coscienza nei corvi. I corvi hanno un cervello molto diverso dal nostro. Nonostante ciò, i loro processi neuronali fanno pensare che i corvi abbiano una coscienza proprio come la nostra. Potrebbe essere che questo tipo di abilità cognitiva sia nata tra i vertebrati già prima che i mammiferi la sviluppassero durante il loro percorso evolutivo, o comunque è certo che si sia sviluppata indipendentemente negli uccelli. Proseguiamo con due notizie riguardanti l'evoluzione umana. Successivamente al sequenziamento del genoma di Neanderthal e Denisova, è stato possibile rivelare un'evidenza genetica che dimostra una maggioranza di eventi di mescolamento tra queste due specie antiche di Homo e la nostra. Il confronto dei genomi di questi ominidi con quello di Homo sapiens moderno ha rilevato infatti che il cromosoma Y di Neanderthal, similmente ai mitocondri materni, era più strettamente correlato ai cromosomi Y di Homo sapiens rispetto a quello di Denisova. Questo risultato supporta la conclusione che l'incrocio tra i primi Homo sapiens e Homo neanderthalensis e la selezione abbiano sostituito il più antico cromosoma Y Denisova e i mitocondri nei Neanderthal. Tuttavia, nonostante lo studio del DNA antico ci abbia fornito molte informazioni, mancano studi completi sul cromosoma Y di Denisova e Neanderthal, poiché la maggior parte dei campioni studiati sono esemplari di sesso femminile e quindi privi di cromosoma Y. Attraverso il sequenziamento dei suddetti cromosomi effettuati su 3 esemplari di Neanderthal e 2 di Denisova, siamo stati in grado di determinare che Y Denisova si sia separato circa 700.000 anni fa da una stirpe condivisa dai Neanderthal e dai cromosomi Y sapiens. Le relazioni filogenetiche dei cromosomi Y di umani arcaici e moderni differiscono dalle filogenesi del DNA mitocondriale, indicando la sostituzione dei pool genici sia mitocondriali che cromosomici Y negli ultimi Neanderthal. Seconda notizia riguardante l'antropologia. Sapere la data della prima comparsa di Homo sapiens in una data regione è importante per comprendere le rapidità di dispersione delle popolazioni umane moderne sui continenti. Queste informazioni ci possono raccontare anche in quanto tempo sia avvenuta la sostituzione o l'assimilazione delle popolazioni indigene di Neanderthal nei territori europei da parte dei nostri antenati. La penisola iberica fu casa dell'ultima popolazione dei Neanderthal durante la rapida espansione di Homo sapiens attraverso l'Eurasia. In un nuovo studio vengono riportate le evidenze di artefatti diagnostici provenienti dal Portogallo e risalenti alla prima parte dell'Aurinziano, in strati databili ad un periodo di tempo compreso tra i 38.000 e 41.000 anni fa. Queste nuove prove ci indicano che l'arrivo di Homo sapiens sul margine occidentale della penisola iberica avvenne circa 5.000 anni prima di quanto pensato in precedenza. I dati indicano perciò una rapida dispersione da parte della nostra specie attraverso l'Europa meridionale. Questa dispersione permise ai nostri antenati di arrivare molto velocemente nella porzione più occidentale della penisola iberica, proprio dove si pensa sia rimasta l'ultima popolazione dei Neanderthal. I risultati supportano ancora una volta un processo mosaico della dispersione della nostra specie attraverso il continente europeo e il rimpiazzo delle popolazioni neandertaliane indigene. Torniamo indietro adesso di 70 milioni di anni con una notizia riguardante i rettili marini. I mosasauri sono grandi rettili marini vissuti nel Cretaceo superiore che dominarono i mari di tutto il mondo fino alla grande estinzione che pose fine al Mesozoico. Questa settimana sono state descritte 2 nuove specie di mosasauro, provenienti dal Nord America e dall'Africa. Dagli Stati Uniti, una nuova analisi della specie Prognathodon-Stadmani ha permesso di individuare caratteri unici, non ritrovati in nessun altro membro del genere Prognathodon. Dato che la non appartenenza al genere è stata confermata ulteriormente anche dall'analisi filogenetica effettuata, la specie è stata infine ribattezzata Gnathomortis-Stadmani. Dall'Africa proviene invece il ritrovamento di Gavialinimus almagribensis, una nuova specie di mosasauro dal muso allungato come quello di un gaviale, che ne denota una dieta prevalentemente piscivora. Questo ritrovamento ci permette di sapere di più sulla diversità ecologica raggiunta dai mosasauri africani alla fine del Cretaceo.
In questi ambienti, infatti, è possibile definire la convivenza di grandi predatori, come il celebre Mosasaurus, insieme a mangiatori di ammoniti come Globidens e piscivori come il nuovo Gavialinimus. Passiamo adesso a una notizia riguardante invece l'astronomia. La scoperta di acqua liquida alla base dei depositi stratificati in Ultimi Scopoli, una famosa formazione geologica su Marte simile a una scarpata, ha riacceso il dibattito sull'origine e la stabilità di acqua allo stato liquido sotto le condizioni marziane ai giorni nostri. Tale scoperta è stata effettuata dal radar Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding, conosciuto con l'acronimo di MARSIS, e montato a bordo della sonda Mars Express dell'ESA. Per riuscire a stabilire l'estensione dell'acqua subglaciale, si sono acquisite nuove informazioni su una copertura estesa dell'area. I risultati rafforzano l'ipotesi della presenza di acqua sotto Ultimi Scopoli e indicano la presenza di aree circostanti che contengono quest'ultima. Le acque sembrano essere salamoie ipersaline costituite da perclorati, già conosciute nelle regioni polari di Marte. Si pensa che possano sopravvivere per un periodo di tempo molto lungo. Torniamo sulla Terra con una notizia riguardante le estinzioni di massa. L'estinzione di fine Permiano, avvenuta circa 250 milioni di anni fa, è stata la più grande crisi biologica della storia della vita. Perciò, comprendere le strategie di sopravvivenza delle specie sopravvissute è un fattore di grande importanza. In Australia orientale sono state ritrovate delle tracce di tane in strati rocciosi quasi totalmente privi di fossili. Gli strati in questione sono stati datati al limite Permiano-Triassico e al Triassico inferiore, e le impronte lì conservate sono state attribuite a dei cinodonti, un gruppo di sinapsidi comprendente anche i mammiferi, le cui abitudini fossorie sono già note grazie a scheletri della stessa epoca rinvenuti altrove. Gli strati geologici testimoniano una latitudine elevata e una biodiversità molto bassa, ma allo stesso tempo elevate precipitazioni e la presenza, condivisa con altre località come il Sudafrica, di tane scavate da vertebrati. Questi ritrovamenti rafforzano l'ipotesi secondo la quale i piccoli tetrapodi terrestri riuscirono a superare l'estinzione anche grazie al loro stile di vita fossorio, sfuggendo alle condizioni sfavorevoli della superficie. Inoltre, durante e poco dopo l'estinzione, le latitudini medio-alte sembrano aver avuto un clima più tollerabile rispetto alle basse latitudini. In questo modo, le zone temperate e subpolari potrebbero aver ricoperto un ruolo molto importante nella sopravvivenza delle forme di vita terrestri. Ultima notizia di questa settimana. Ancora oggi, l'origine filogenetica delle complesse strutture tegomentarie degli uccelli, ovvero le penne e le piume, rimane una questione controversa. Data la relativa abbondanza di fossili di pterosauri che preservano peculiari strutture filamentose simili a piume semplici o al pelo dei mammiferi, le cosiddette picnofibre, i paleontologi ipotizzano da tempo che questi filamenti e le piume abbiano avuto un'origine comune. In un articolo uscito l'anno scorso, questa idea è stata ulteriormente rafforzata, grazie alla descrizione di particolari strutture ramificate ritrovate in due pterosauri anuroniatidi ottimamente preservati. Secondo gli autori dello studio, le picnofibre degli pterosauri andrebbero reinterpretate come protopiume, ovvero come strutture tegomentarie con un'origine comune con le piume dei dinosauri, e quindi anche degli uccelli. Tuttavia, un nuovo articolo ha tentato di mettere in crisi questa ipotesi, affermando che le strutture filamentose ramificate degli pterosauri non sarebbero altro che fibre della funzione strutturale presente all'interno delle ali. Queste strutture si sarebbero decomposte e sfrangiate in seguito alla morte di questi animali, finendo così per assomigliare casualmente a delle piume. Ma il dibattito è tutto fuorché concluso, perché gli autori del vecchio studio del 2019 hanno presentato, lo stesso giorno, un articolo che contesta questa nuova interpretazione. Secondo loro, le fibre strutturali avrebbero caratteristiche morfologiche ben differenti dai filamenti ramificati. Inoltre, esistono diversi fossili di pterosauri che presentano sia picnofibre sia fibre strutturali e, di nuovo, si tratta di due strutture morfologicamente distinte. Pertanto, nonostante la questione non possa dirsi conclusa definitivamente, l'interpretazione più parsimoniosa di queste strutture filamentose degli pterosauri, semplici o ramificate che siano, rimane quella originale, ossia si tratta di filamenti che condividono un'origine comune con le piume degli uccelli. Bene, le notizie di questa settimana sono finite. Se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a lasciare un like. Se invece vuoi sostenere noi ed il nostro lavoro, iscriviti. Se già lo hai fatto, ti ricordo invece di accendere la campanellina delle notifiche. In questo modo non ti perderai nessun video. Inoltre, ringraziamo i componenti del team Luca De Florian, Antonio Miaila, Fabio Mongiovì, Fabrizio Grassi, Francesco Angelillo, Mattia Iuri Messina,
Michele Schirru e naturalmente il nostro caro Ivan Iofrida. Io intanto vi lascio e vi auguro un buon inizio di settimana. E vi ricordo che, come sempre, il video di oggi è stato approvato dal nostro vecchio Lambiosaurus Lambei.